Piero. Sì, volevo intervenire sui fatti di Genova. Ancora, ragazzi, non ne posso più. Domani chiudiamo perché non ne posso più di questa vicenda. Nuovo, bravo, dai, nuovo. Giampiero, dimmi. Un'altra ricostruzione. Volevo difendere tutto l'operatore della polizia che è stato fatto a Genova. A prescindere, da casa sua difende l'operato, bravo. A quell'imbecille che c'hai vicino e quell'altro coglione di Agnoletto che si vanno a buttare a mare, perché questa gente che non vale niente, gente che non ha le palle. Non vale niente. Arriva lui da casa sua, 10 anni dopo ci spiega com'è andato a Genova, è arrivato il Genova. Bravo, bravo, bravo. Bravo Porello, hai avuto il tuo minuto di celebrità. Aspetta, Porello, parlare un attimo. È tuo aborto, fallo parlare. Vattene con gli zingari, vattene a vivere i campi d'oro. Ma che c'entra Giampiero? Siete tre caproni. La polizia ha fatto bene. A fare cosa? A fare cosa? Fate vedere tutti i filmati che hanno fatto sti delinquenti contro la polizia, tutti i poliziotti che stanno all'ospedale. Fateli vedere queste cose. Ma cosa c'entra? Beh, qui non dobbiamo fare vedere nulla perché è la radio. Cosa c'entra questo? Cosa c'entra questo con gli abusi? Vergogna, arriva lui, telefona, vergognatevi. Hai avuto il tuo momento di celebrità? Hai avuto i tuoi due minuti di pubblico? Li hai avuti? Tu hai avuto il pubblico, hai avuto due minuti di pubblico, su, adesso puoi tornare a casa, orgoglioso, col petto tronfio, ho chiamato la zanzara, glielo ho detto, sto con la polizia, ho avuto il mio minuto di celebrità. Ma perché fai il verso in napoletano? Perché? Così mi ascolta. Sei un giornalista venduto, glielo ho detto, stavo al telefono, ho chiamato la zanzara, 800-24-0024, c'era l'amico Cruciani. Brava persona quello, è un fascista come me, bravo, reazionario, e invece c'è sta quel comunista di merda, io l'ho detto, un minuto di celebrità ho avuto, io mangiamo, un minuto, mangiamo la pizza che avevamo in coppa, ho avuto il minuto di celebrità. Stupidone, sei uno stupido. Torno a casa, contento. Bravo. Comunque, guarda. Agnoletto e Casarini. Piccatevi tutti e tre. Cretino. Chi io non ti ho nemmeno risposto. Non ti ho nemmeno detto. Io sono sempre d'accordo con Cruciani. Non ti ho nemmeno detto nulla sul fatto che mi ha dato del fascista perché me ne fotto. Figura delle stronze. Guarda, se io sono reazionario, tu penso che sei monarchico. Guarda, ci mi considero di gran lunga più progressista di te. Ma di gran lunga. Lunga, ti posso assicurare, ma di gran lunga, guarda, però. Mi considero non manco di poco, ma di gran lunga più progressista di te, non ti preoccupare. Il significato della parola progressista.